E noi siamo con l'amica, perché oltre ad essere una grande artista, tu sei una nostra amica, Lorena Bartoli. Grazie, buonasera a tutti. Tesoro, sei qui stasera in questa bellissima serata dedicata a Sant'Antonio, qui in questa splendida location che è quella di San Lorenzo Maggiore. Ci delizierai stasera di alcuni brani del tuo nuovo disco, che è l'equilibrista tra un sol. Sì. E parlaci un pochettino di questo progetto. Sì, allora, questo progetto diciamo che è nato da pochi mesi, è uscito pochi mesi fa, e niente, insomma, lo portiamo un po' in giro. Si chiama l'equilibrista, appunto, tra un neon soul, sempre questo continuo filo teso un po' tra la musica e il teatro, che è la mia vita, insomma, quindi cerco di destreggiarmi tra i due mondi che sembra che sono, diciamo, distanti, invece in realtà confluiscono in un'unica energia, che è quella che ci vuole appunto per portare avanti un progetto discografico autoprodotto anche, quindi ci tengo a dirlo perché oggi come oggi, certo, purtroppo. E lei è davvero bravissima, noi abbiamo il disco, la mandiamo sempre in radio perché lei è veramente veramente brava. Cosa canti stasera? Allora, questa sera canterò L'amore che cos'è, che è il singolo appunto che ha preceduto l'uscita dell'album, con il featuring di Gianfranco Campagnoli, la firma appunto di Gigi Ciliberti al testo e Mauro Spenillo alle musiche. Non solo, è anche produttore artistico e anche arrangiatore del disco. Come dicevo, lei è una bravissima artista, ha una voce stupenda, questo disco è bellissimo, io vi invito ad acquistarlo e soprattutto vogliamo dire anche la pagina Facebook, magari qualche notizia per i nostri ascoltatori. Sì, potete seguirmi insomma sulla pagina ufficiale Facebook Lorena Bartoli, mettere un bel like e quindi essere aggiornati non sui vari eventi, nulla, non costa nulla like. E ci aiuta tanto, e il disco insomma, per chi lo volesse, a parte che è su tutti i digital store, ma è anche in vendita alla Feltrinelli, Fonoteca, Mondadori e chi più ne ha più ne metta. Acquistatelo, mi raccomando, non ve ne pentirete. Allora noi ti chiediamo un piccolo saluto per i nostri ascoltatori di Onda Web Radio. Allora, io vi ringrazio perché siete sempre molto molto carini e fate belle cose, e saluto tutti, un bacio grande grande a tutti i radioascoltatori. Ciao.